Ciao, mi chiamo Zucca Augusto, sono responsabile area nord-ovest e opero in Piemonte, sono diciamo responsabile di una rete vendita di circa 30 persone e oggi sono qui a Milano al kick-off di Sicuritalia e oggi ho avuto il grande onore, devo dire, di avere come formatore, come motivatore Fabio Cibello. Mi è servito moltissimo e la conferma principale è venuta non tanto da me, soprattutto da me, ma soprattutto dai miei 29 uomini che sono rimasti entusiasti di ciò che hanno visto, perché poi tra noi ci si conosce, ci si parla e quindi tutti loro hanno avuto un feedback, hanno avuto un riscontro molto bello e quindi posso dire che avendo esperienza di gestione uomini si sono portati a casa grande motivazione e io anche personalmente che ritengo di avere una grandissima esperienza nel mondo della vendita, vado a casa con un arricchimento personale che è venuto dalle nostre quasi 4 ore di formazione ottima. Grazie a Fabio Cibello, una persona determinata, sicura di sé, ma soprattutto un trascinatore. Io che mi ritengo di essere un trascinatore con un carattere, devo dire, diverso, un po' più riservato. Però mi sono trovato con lui d'accordo su tantissime cose nel mondo della vendita. Io faccio corsi da anni anch'io ai miei uomini, magari con una formazione diversa. Abbiamo usato una terminologia diversa, la sua è molto più attuale, moderna, legata molto ai social, legata molto ai modi di comunicare di oggi, più attuale, ma che comunque alla fine porta a un risultato che è quello stupendo di vendere qualcosa. Una cosa che mi ha fatto capire proprio il suo livello di partecipazione, di coinvolgimento della platea è stato anche poi il giro finale, il rush finale, diciamolo così, in cui lui, filmando un po' tutta la platea, ha coinvolto tutti quanti che anche dopo un'ora, due. Di formazione, anche avendo a che fare con delle persone stanche, è riuscito poi alla fine a far esplodere di gioia, con una carica adrenalinica non indifferente. Durante questo incontro, uno dei momenti più, secondo me, più costruttivi, da cui ho appreso tanto è stato quello della differenziazione delle tipologie di clienti esistenti, che sicuramente porterà, tutti quelli che sono i nostri collaboratori dal momento in cui si entra in casa a capire con chi si ha a che fare. Quella è stata un'ottima dritta, no? Diciamola proprio con un gergo anche proprio tra venditori. È stata un'ottima dritta perché è stata ben interpretata da Fabio. Anche poi durante, tra l'altro, nella simulazione di vendita fatta col collega che si è confrontato proprio anche, magari anche qualche volta sbagliando lui ed essendo perfettamente poi comunque corretto, ma non tanto corretto, magari più che altro guidato da Fabio Cibello. Vado via con qualcosa di più, ecco, da oggi. Un'altra cosa che mi è piaciuta moltissimo è la sua sicurezza nel muoversi su quello che non so come definire per un artista è il palco, per un calciatore è il campo di gioco, ma per lui non so come si possa definire il suo terreno di gioco, ma si muoveva con una padronanza che non è comune, ecco. E soprattutto infondendo sicurezza e richiedendo attenzione senza arroganza, ma proprio col carisma che ho notato in lui.